Bentrovati a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. 23 marzo, giornata in ricordo delle vittime delle mafie, giornata che è stata vissuta a Pescara su impulso e organizzazione dell'associazione Premi Paolo Borsellino all'Auditorium Flaiano, dove diversi studenti di scuole del Pescarese sono stati presenti per un evento appunto commemorativo nel quale sono risuonate le voci di alcune personalità autorevoli, tra cui Giuseppe Costanza, che è uno dei testimoni della strage di Capaci, uno dei sopravvissuti a a quell'attentato. E ascolteremo proprio più in là la sua voce, ma nell'occasione si sono registrate presenze istituzionali importanti, al di là oltre di quella di Leona Dari dell'associazione Paolo Borsellino, anche la presenza di personalità delle istituzioni, come il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che parlando ai ragazzi si è espresso così. Ho molto apprezzato in un veloce caffè prima della giornata all'Aquila l'incontro con il dottor Ayala, che secondo me ha focalizzato nella schiettezza di un uomo abituato a prendere decisioni, voglio dire, non perché non avesse trasporto emotivo nei confronti dell'approvazione in quel giorno della legge, però quella legge parla soprattutto ai ragazzi che sono, e ragazze che sono qui in platea, che saluto e ringrazio insieme con i loro professori e professoresse. Perché? Perché quando io avevo la loro età, o poco più, e Paolo Borsellino era il mito della mia gioventù, adolescenza, ogni giorno sui giornali c'erano titoli di omicidi di mafia, tutti i giornali parlavano di questi omicidi, degli attentati, ahimè, dei tanti servitori dello Stato che cadevano per contrastarli. Dopo quella stagione che, come sapete, ha portato anche agli attentati a Falcone Borsellino e ad altri, in questi ultimi anni la mafia sta tentando di ritornare sotto traccia a svolgere gli schifosi lavori di cui lei ha parlato. Ed è giusto che allora il premio Borsellino continui sempre di più e con maggior forza a tramandare la storia e l'insegnamento di chi oggi non c'è più, affinché non si abbassi mai la tensione nel contrasto ai fenomeni malavitosi in genere e mafiosi. E quindi il premio Borsellino con legge assume il significato di indicare sempre il binario giusto da seguire. E poi permettetemi, io non avrei mai pensato nella mia vita, quando ho iniziato a fare politica, di essere diventato anche e solo il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, che è molto molto meno di tutti i nomi che avete sentito elencati. Anzi, nulla rispetto ai nomi che avete sentito elencati. Però un piccolo orgoglio autobiografico lo voglio dire, non lo dico mai, non parlo mai della mia famiglia, anche perché li ho persi quasi tutti da adolescente. Però aver firmato quella legge, voluto quella legge e approvato quella legge per me è stato anche un piccolo sentimento di orgoglio che ho dedicato dentro di me a mio nonno, che era un poliziotto della questura di Pescara, cosa che mi ha riempito di orgoglio. Presente anche la dottoressa Barbara Del Bono, magistrato dell'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo. Noi l'abbiamo incontrata. Ecco l'intervista. Dottoressa Del Bono, quanto è importante, fare iniziative di questo genere, soprattutto in un territorio come il nostro? Certo, è assolutamente fondamentale. Noi come Associazione Magistrati siamo sempre presenti in questi corsi, queste manifestazioni per la legalità, perché se manca la coscienza sociale, manca il supporto della cittadinanza, la lotta alla mafia non ha speranza. È fondamentale anche perché sono passati tanti anni e i ragazzi non hanno vissuto direttamente
direttamente queste tragedie che hanno colpito noi più grandi, diciamo così, per cui è fondamentale una testimonianza di chi ha vissuto in prima persona quelle tragedie. Assolutamente, sono tantissime le manifestazioni che vedono anche spontaneamente i ragazzi scendere in piazza, spontaneamente i ragazzi avere iniziative contro la mafia e volersi discostare da quella che è la mentalità e il metodo mafioso. La criminalità, beh certo, purtroppo non esiste solo la mafia, esistono tante forme di criminalità organizzata e non solo. Per questo la legalità, l'educazione alla legalità è sempre più importante. E ha conversato, si diceva, con i ragazzi, ma anche con noi giornalisti, Giuseppe Costanza, che è un testimone appunto della un sopravvissuto alla strage di Capaci. Ecco il suo racconto, i suoi ricordi di quel momento, ma anche le sue riflessioni sulla coscienza civica nel nostro paese e in particolare sui giovani, fatte parlando proprio con noi cronisti. Io spero soltanto che la cultura che loro avranno sia quella di cambiare l'Italia, quindi con le nuove generazioni un cambiamento radicale, perché soltanto così possiamo cambiare l'Italia, con la nuova generazione. Quando mi risvegliai dal coma è venuto il dottor Borsellino, è stato l'unico magistrato che venne a trovarmi. Una persona eccezionale, una persona veramente umana. Venne a trovarmi in ospedale e poteva farne a meno, invece, come vede, ecco, da qui si stabilisce il senso dell'umanità di quella persona. Quando si subisce un trauma così violento, la mente si difende non facendo di rivivere quei momenti. Però di contro c'è un'altra cosa, che durante la notte uno si sveglia di soprassalto, sudato, e non sa spiegarsi il perché, quindi nel mio subinconscio rivivo un qualcosa che non ricordo. Palermo adesso è diversa, non è più come prima, la gente è molto più coscienziosa, ha preso coscienza che la mafia non è più vincente, è scesa in piazza, ha dimostrato di non voler vivere quella situazione e devo dire che adesso è cambiato tutto. Il gesto non era, non so come spiegarlo, il fatto è che ha fatto un gesto e mi ha salvato la vita, spegnendo quella macchina, rimanendo la marcia inserita, l'ha rallentata e quindi non siamo andati a finire sull'esplosione, ma bensì ci siamo andati a cozzare contro. Ecco, quel gesto mi ha salvato la vita. Evidentemente qualcuno al di sopra di noi mi proteggeva e oggi continuo la mia testimonianza. Ecco, girando il paese con la sua testimonianza, insomma, che clima nota soprattutto tra i giovani? Ma guardate, questi ragazzi sono molto, ma molto più attenti di certi anziani. Vogliono vivere una vita diversa, una società civile diversa e io ne sono orgoglioso. E quando giro l'Italia e incontro questi ragazzi mi danno una carica, una gratificazione che voi non avete idea. E io vi dico che la gioventù, che a volte si sottovaluta, è da rivalutare. Ed è tutto per questa puntata di Servizi e Interviste. Da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne, grazie, a risentirci.